Aspetta, Buongiorno, buongiorno, mi devo stiamo prendere caffè avviando da la vista. registrazione. Un attimo Prego. solo. Stiamo avviando la registrazione. Buongiorno a tutti, oggi è il 3 giugno 2021, attestiamo la presenza dei consiglieri e l'autorizzazione alla registrazione dei consiglieri e dei nostri ospiti. Presidente. Buongiorno, sono presente e presto il consenso. Vicepresidente Mineo. Buongiorno, sono presente e presto il consenso. Consigliere Forello, consigliere Chinnici, consigliere Sala, consigliere Arrini, Buongiorno a tutti, presente presso il consenso. consigliere Ferrandelli. Buongiorno a tutti, sono presente e consenso. L'assessore Marino consente alla Sì, acconsento. registrazione? Buongiorno a tutti, acconsento. Presidente Caruso? Perfetto. Acconsento. Prego, Presidente. Perfetto, intanto buongiorno a tutti, a Buongiorno. tutte. Siamo contenti di ospitare qui il nuovo Presidente della RAP, quindi le do il buongiorno e il benvenuto da parte di tutta la Commissione. Diciamo, non è invidiatissimo per questo No, ruolo, lo posso so, guardi, non le dico, i commenti che mi hanno mandato gli amici sono irripetibili, quindi le In dico. effetti devo dire che insomma un po' in tutti noi c'è quel pizzico di follia. Sì. Diversamente non si spiegherebbe. No, però insomma, Però a parte facili battute. la sfida è il sale della vita. Assolutamente. Speriamo. Io speriamo che mi vada. Ed è una Ok. sfida molto importante nella nostra Per città, la... nella nostra io per... regione. Ma io sono palermitano, quindi per me è una sfida ben venga. Non... Esatto. Ho visto insomma che già ci sono un po' di movimenti. Ancora niente. Ancora Noi, niente. beh, certo, insomma, piano piano, no? Bisogna anche prendere confidenza Chiaro, con naturale. i problemi dell'azienda, con il funzionamento. Infatti non le nascondo che noi eravamo un po' titubanti, perché l'invito rivolto alla presidenza della RAP risaliva già a un altro momento, su una questione specifica che riguarda appunto la Tari, la preoccupazione per l'aumento, e abbiamo detto: ma il presidente si è appena insediato, ad ogni modo, intanto eravamo contenti di poterla ospitare, di salutarci, così magari anche di potersi relazionare con lei rispetto alle sue sensazioni, no? Dopo questo primo insediamento. E poi c'è l'assessore Marino, al quale ancora non mi sono rivolta, però era giusto che facessimo un po' diciamo, di festa al presidente, che sulle questioni per le quali la Commissione ha chiesto, diciamo, questo incontro, sicuramente darà un apporto utile. Diciamo che la convocazione, come avete visto dalla mail di oggi, verte proprio sulla questione del PEF, che è sempre una questione piuttosto problematica per i paventati aumenti di cui si parla da tempo, e quindi insomma volevamo comprendere effettivamente a che punto fossimo arrivati, se c'è già una proposta che il Consiglio si troverà ad esaminare a breve. Insomma, volevamo naturalmente ragionare con voi di questo. Assessore, tu ci segui. Il dottore Basile vedo che non c'è, forse non era necessario per il tuo che partecipasse. No, per me è Sergio? fondamentale, infatti lo sto chiamando perché credo che... Ah, d'accordo. Sì, noi a volte, ecco, mandiamo l'invito agli assessori, confidando sempre nel fatto che poi siano loro stessi naturalmente ad estendere l'invito al personale, ai dirigenti, ai funzionari che possano affiancarli rispetto alle specifiche questioni. Dottor Quindi vediamo Basile, c'è la intanto. prima commissione su PEF Tari. Va bene, va bene. Si sta collegando. Sì, intanto Sergio, diciamo che la sollecitazione che è arrivata a
attraverso l'ANCI dal sindaco per la famosa proposta che avevamo tante volte discusso anche in commissione, no? Sull'idea di prevenire proprio l'evasione attraverso l'introduzione, no, del pagamento della Tari in una bolletta obbligatoria come quella della luce. Dico, ma questa proposta sta andando avanti? Quantomeno per la parte fissa, sì, il sindaco, ma l'ANCI, il problema non riguarda solo Palermo, voi lo sapete, insomma, non vi dico nulla di nuovo rispetto alla circostanza, alla considerazione che nel mezzogiorno purtroppo la Tari, insomma, negativamente i cittadini che rispettano il pagamento della Tari, quindi un problema del mezzogiorno, è un problema che può essere risolto con l'inserimento della, come si è fatto con la, chiaro che hanno radici e connotazioni profondamente diverse al canone RAI, però viva Dio, se noi poi il mancato pagamento della Tari insieme ad altri comporta i problemi nel bilancio con gli accantonamenti che sono poi a catena, no, determinano nei confronti del bilancio del comune elementi di difficoltà rispetto alla possibilità di poter elaborare un bilancio, mi pare che finalmente poter inserire nella bolletta dell'Enel o quello che sia, insomma, il pagamento della Tari, ripeto, quantomeno per la parte fissa, credo che sia una cosa importante e ci può dare una grossa aiuto. Sì, no, io, guarda, facevamo l'altro giorno proprio una riflessione sul fatto che alla fine l'intervento successivo per recuperare, oltre spesso a non portare nulla nelle casse del comune, ma certe volte diventa un ulteriore sborso, e ce ne accorgiamo dai debiti fuori bilancio che molte volte vengono impugnati oppure scadono i termini per un vizio di forma, perché Riscossione Sicilia insomma non fa bene quello che dovrebbe fare. Alla fine diventa un costo, cioè non solo non ricavi nulla o non magari nell'anno in cui ti servirebbe, ma rischi davvero di aumentare. Quindi o si lavora sulla prevenzione o per il resto. Buongiorno Ugo. Buongiorno a tutti, sono presente e acconsente alla registrazione. Buongiorno. Sì, c'è con noi anche il presidente della RAP, sì, dottore Caruso, al quale abbiamo fatto insomma un po' di brio e un in bocca al lupo. È un in bocca al lupo. Scusatemi, è il dottore Basile. Dottore Basile? Scusatemi, vorrei pregare la segreteria di inoltrare subito alla posta elettronica del dottore Basile il link, perché non riesce a trovarlo. Faccio subito. Ecco, grazie Lia. Il consigliere Forello nel frattempo ha dato la presenza, dico, prima di tornare, così nel frattempo il dottore Basile si ha modo di collegarsi. Volevo chiederti, assessore, anche se non è inerente alla convocazione di oggi, ho visto ieri, anzi ringrazio io per avermi mandato questo link, che ormai l'assorbimento di Riscossione Sicilia da parte dell'INPS avverrà ad ottobre, e quindi mi chiedevo, quella delibera, quella proposta che voi volevate portare avanti di esternalizzare questo servizio, è una proposta che continuerete a fare, oppure cioè, sic stantibus rebus, volete prima vedere che cosa accade, se c'è un miglioramento del servizio di riscossione coattiva? Cioè, su questo come avete già riflettuto, come pensate? Scusami se te lo chiedo così. Posso tornare? Perché qui c'è il dottore Basile che, ecco, dottore Basile, buongiorno. Di me potrà chiarire, però proprio col dottore Basile abbiamo avuto un incontro telefonico l'altro giorno sull'argomento, mi ha aggiornato, e c'è una riflessione che sta facendo l'ufficio, quindi il dottor Basile con la dottoressa Mandalà, rispetto al momento di scelta che deve essere fatto
questo momento te fermo restando che mi pare di poter dire che l'alternativa agenzia delle entrate dall'ufficio viene ritenuta come l'alternativa sicuramente meritevole di grande attenzione, ma su questo credo che il dottor Basile proprio sta approfondendo l'argomento, potrà essere più preciso di me. Ok, quindi insomma su questo ci farete sapere, va bene, adesso senza farvi perdere ulteriore tempo, siamo tutti collegati, vorrei ritornare invece al tema per il quale abbiamo chiesto questo incontro e che riguarda proprio l'elaborazione del PEF. Se siete d'accordo io partirei diciamo direttamente con voi sull'argomento. Ci sono delle domande che volete fare da subito, consiglieri? Ma più che una domanda, un intervento presentevo. Lo vuoi fare prima? Va bene. Okay. Io vorrei conoscere, sì, innanzitutto, diciamo, quali sono gli intendimenti dell'amministrazione in merito al verso Tari e capire, diciamo, un po' come punta. Perché dico, posso anche comprendere che in un paese normale si cerca di fare la lotta all'evasione, che si cerca chiaramente di riscuotere il più possibile, le tasse è normale che debbano essere pagate, debbano essere pagate da tutti per poi a tutti quanti spendere. Però a me non sembra che l'amministrazione comunale sia quell'amministrazione con le carte in regola, tale da poter poi pretendere, diciamo, dai cittadini il pagamento, un atteggiamento, diciamo, moralistico, come io lo sto vedendo, diciamo, in queste ore, perché credo che noi paghiamo una delle tari più alte d'Italia, diciamo, per il servizio peggiore del mondo, non me ne voglia il nuovo presidente che è appena subentrato, diciamo, ma credo che purtroppo i fatti mi diano ragione. Vorrei capire se sono previsti degli aumenti, come verrà gestita adesso la saturazione della sesta vasca e quindi e come verrà gestito tutto il resto, poiché la settima vasca non mi pare che sia iniziata, coloro i lavori iniziassero mentre noi teniamo la commissione, credo che, diciamo, non finirebbero prima di 14 mesi e quindi si pone una vicenda di extra costi. Forse è questo l'onere che noi vogliamo scaricare in bolletta ai cittadini palermitani. Quindi io vorrei che noi intanto dessimo le coordinate ai palermitani su come viene gestita l'azienda, su come viene formulato il prossimo terzo Tari, su quale piano industriale basare il pagamento delle risorse, soprattutto come gestire la questione dei costi. Poi parliamo di come recuperare l'evasione, però diciamo, se lei ha 9 anni, assessore Marino, della sua permanenza in giunta, ancora oggi parla di lotta all'evasione, significa che avete fallito totalmente su tutta la linea degli anni passati. Grazie. Non 9 anni fa ero felicemente in pensione, consigliere. Allora, pensionato non... bene, allora direi, dottore Marino. No, avvocato Forello, non sono un baby io, non sono un baby io. Ho solo 38 anni. Solo 38 anni di contributi ho versato. È che sei un picciutteddo, Sergio, quindi ci sono altri interventi prima, a questo punto dico o utilizziamo un metodo oppure facciamo intervenire direttamente? Io vorrei far sentire prima loro, ovviamente sui due PEF, anche su quello del 2021. E poi come farò il mio intervento. Vocazione, va bene, così poi, ok. Assessore Marino, vuoi... Sì, vorrei introdurre io e poi ovviamente passerò la parola al dottore Basile, che sicuramente più e meglio di me può entrare nel dettaglio. Presidente, io anche, diciamo, mi riservo di intervenire più tardi, ascolto, diciamo. Certo, certo, grazie, sì. Allora, diciamo che il PEF Tari 2020 ha radici che risalgono a 2 anni addietro, se vogliamo, perché nel 2019, come sapete, io non ero assessore, ho avuto un anno di sabbatico, mi sono preso un anno sabbatico, quindi 9 diventano 8. Nel 2019 si è esaurita la sesta vasca e, come sapete bene, la RAP ha avuto difficoltà di conferimento dei rifiuti che hanno portato a extracosti che per il 2019 hanno dato luogo a quella soffertissima, perché io poi ero nel frattempo rientrato, è uno dei primi atti che ho fatto da nuovo assessore
rinominato è proprio quella relativa al debito fuori bilancio per gli esercizi 2019, debito fuori bilancio che è stato approvato con sofferenza, vi ricorderete certamente, con le sedute del Consiglio Comunale alle quali io ho partecipato, e che ha portato quindi al riconoscimento del debito fuori bilancio per gli extracosti del 2019. La permanenza della mancanza della sesta vasca nel 2020 ha comportato ulteriori extracosti che sono stati dal Consiglio Comunale, non dico accettati, ma certamente con una ricognizione fatta da una delibera che prevedeva il mantenimento delle tariffe per il 2020 pari al 2019, salvo extracosti, che poi con la stessa delibera si è deciso di spalmare nei 3 anni successivi. Quindi già il Consiglio Comunale l'anno scorso aveva piena consapevolezza che c'erano degli extracosti e che questi sarebbero stati spalmati nei 3 anni successivi. Ora, io ho firmato la delibera del PEFTARI 2020 già da almeno 20 giorni, se non di più, quindi la delibera dovrebbe essere già in Consiglio Comunale. Io non so come che voi non... Adesso magari qua il dottore Basile ci dirà, perché io la delibera l'ho firmata, la delibera coerentemente a quello che è il PEF grezzo di RAP, prevede degli extracosti, il pagamento dei soli extracosti del 2020 per circa 21 qualcosa, 23, adesso il dottore Basile sarà sicuramente più preciso, che viene suddiviso in parti uguali nei 3 anni. Faccio presente che la delibera che ho firmato è una mera presa d'atto, perché il regolamento prevede che il PEF Tari venga elaborato dall'ente territoriale che è la SRR sulla base del PEF grezzo proposto dalla RAP. Se vi ricordate, in occasione di una seduta consiliare in cui è venuto fuori il documento del PEF grezzo, un primo documento elaborato dall'SRR di cui io ne avevo conoscenza soltanto da poche ore, ero saltato sulla sedia rispetto ai valori che erano compresi, cosa che ha comportato una direttiva del sindaco che ha dato agli uffici, e di questo ne parlerà sicuramente nel dettaglio il dottore Basile, che faceva parte di quel gruppo, insieme al segretario, insieme alla RAP, insieme alla SRR, ha dato direttive perché venisse rielaborato il PEF Tari, mantenendo come elemento di preciso e di confine preciso entro cui muoversi quello di mantenere l'equilibrio di bilancio di RAP, cioè la RAP doveva mantenere un equilibrio di bilancio al 2020, quindi senza ulteriori addebiti per i cittadini, cosa che ha comportato una revisione del PEF Tari, che è quello che oggi viene portato all'attenzione del Consiglio Comunale per la presa d'atto. Ribadisco quindi che è un PEF che prevede l'aumento solo per gli extracosti. Io mi permetto di osservare, ma su questo bisognerebbe una volta per tutte fare una ricognizione, un benchmarking ben fatto. Io so che a Trapani la Tari a Trapani è di 500 e passa euro, a Palermo è 300 e passa euro. Io credo che c'è una differenza. Se guardiamo Trapani, la città del Mezzogiorno, non possiamo oggi dire che Palermo si paga una Tari alta. Diversa cosa è il servizio. Ma su questo bisognerebbe aprire certamente un altro, forse bisognerebbe fare una riunione specifica cercando di approfondire e capire perché. Bisogna capire il perché, bisogna anche comprendere che probabilmente la RAP ha dei costi che altrove non vengono sopportati per effetto di una considerazione, di una circostanza che è un fatto noto ormai con tanto di verbali dei vigili, che Palermo è la pattumiera della provincia. A Palermo vengono a smaltire ingombranti e rifiuti di ogni genere da tutta la provincia di Palermo. E noi, i cittadini palermitani, si sobbarcano anche gli oneri dello smaltimento di ingombranti, che basta vedere, basta andare in qualunque strada della città e andare in giro e rendersi conto che quello che avviene non è certamente qualcosa di normale, nonostante i centri comunali di raccolta che sono stati molto ben fatti dalla RAP e altri ne sono previsti. Quindi, per quanto riguarda il PEF Tari 2020, la presa d'atto sulla base del regolamento elaborato dall'ente territoriale competente SRR, sulla base degli extracosti sopportati dalla RAP per la mancata consegna della settima vasca, non certo per colpa né della RAP né del comune, sono purtroppo dei costi che vengono spalmati nei 3 anni e comportano in maniera uguale e comportano quindi un aumento della Tari per il 2021 per la parte relativa al 2020 di 7 milioni circa di euro. Resta poi, ovviamente, mi pare anche che sia corretto da parte dei consiglieri, politicamente corretto, socialmente corretto,
capire e comprendere come il PEF Tari 2021 possa incidere sulle tasche dei cittadini nello stesso anno. Sul PEF Tari 2021 abbiamo in settimana una riunione con RAP, perché dobbiamo cominciare la scadenza il 30 giugno, se non ci sono novità che io non conosco, e dobbiamo quindi chiudere il PEF Tari 2021. Ma una cosa è certa, che fino al 30 giugno extracosti non ce ne sono. Fino al 30 giugno extracosti non ce ne sono, perché la RAP, devo dire molto diligentemente, ha con l'aiuto della regione, col supporto del comune, ha ottenuto i 140.000 metri cubi per la riprofilatura della stessa vasca, cosa che ha comportato quindi 6 mesi di respiro. Noi abbiamo delle interlocuzioni con la regione, con la quale si è stabilito sia come ANCI che come comune, no, veramente non si è stabilito, c'è sempre stato. Noi abbiamo tenuto un profilo con la regione di collaborativo, fermo restando le denunce che poi, o le richieste di cui parlerò adesso, che poi hanno un'altra sede, ma nel momento in cui siamo in Sicilia in un momento di emergenza, che non è certamente causato né da Palermo, né da Palermitani, né dalla RAP, né dal comune. La regione siciliana è in un momento di crisi estrema sullo smaltimento dei rifiuti. Il presidente della regione comincia a parlare anche, come sapete, di termovalorizzatori, di impianti per i comuni, 140 comuni che non sanno più dove portare i rifiuti. Il comune di Palermo è un comune, ma vale come quantità di rifiuti 140 comuni. Quindi si stanno insieme alla regione cercando di gestire l'emergenza in maniera tale da garantire lo smaltimento dei rifiuti, ma non solo questo, anche, e questo l'ha detto il Presidente della Regione in un incontro di un mese fa a Palazzo d'Orleans, il Presidente della Regione, parlando dei 140 comuni, ha sostenuto pubblicamente davanti a tutte le SRR che non è giusto che gli extracosti dei 140 comuni per la chiusura della discarica di Lentini li paghino i cittadini. Non vedo che cambia col Comune di Palermo. E la stessa fattispecie l'ho fatto presente più volte al Presidente della Regione, così come all'assessore, alla nuova assessora al settore rifiuti, che anche per lei si trova a gestire un'emergenza che certamente ha certamente radici lontane, ma che non ha mai trovato una giusta risoluzione. Le radici dello smaltimento dei rifiuti in Sicilia risalgono, credetemi, a diverse decine di anni fa, non soltanto a questo, io non voglio fare una valutazione politica né di questo né dei precedenti, ma certamente a radici lontane. E la mancanza di impianti è stata in alcuni casi da alcuni voluta per garantire determinati impianti. Noi non siamo stati elementi che hanno determinato questo flusso, questa scelta. Noi ci siamo sempre opposti, abbiamo avuto per fortuna una discarica pubblica con tutte le difficoltà del caso, con tutti quelli che possono essere gli elementi che caratterizzano nel bene e nel male un'azienda pubblica, però viva l'azienda pubblica, magari con una città più sporca, un po' più sporca rispetto a alle altre, perché almeno l'azienda pubblica in una regione come la Sicilia, dove quando si parla di rifiuti si parla molto spesso di malaffare, io dico viva l'azienda pubblica con tutti i limiti e con la Tari magari che non è la più alta d'Italia, perché su questo io ora farò uno studio di benchmarking personale e lo trasmetterò a tutti i consiglieri, perché dobbiamo sapere quello che diciamo. La Tari che paghiamo a Palermo non è la più alta d'Italia. E questo potete farlo anche voi, basta andare in un sito internet qualunque, andare a vedere per la Sicilia quali sono i costi della... Ci ho detto, non è che si debbano aumentare la per carità, perché io capisco che questo è un momento, una congiuntura particolare in cui parlare di aumento di tariffe locali, tasse locali, è un momento certamente non felice. Ma in questo ci aiuta il governo, ci aiuta il governo regionale col fondo perequativo, ci aiuta il governo con la nuova legge che stanzia 300 milioni per tutta l'Italia. L'assessore fa girare le scatole che a monnezza arriva fino ai secondi piani delle case, quindi quando uno sente aumenti non commisurati ai servizi, diciamo al di là del fatto che sia giusto pagarli, dice ma io pago per che cosa? Io questo le voglio dire. Fabrizio, però scusami, questa è la legge che prevede la copertura. Voi che siete al governo, fate cambiare la legge. Io vorrei, tu lo sai che neanche il comune può intervenire per dire mettiamo... Anche il governo regionale. Scusi Presidente, ma se non interviene il comune sulla gestione di Bello Lampo e sulla gestione della RAP, chi deve intervenire? Io sto parlando di un servizio commisurato alla tariffa, che non è così a Palermo. Se mi fa sostenere, posso l'argomento? Io credo che la vicenda di. Come fai a commisurare il servizio e la tariffa? Diciamo dalla sua città, dal livello di grascia della città. Così mi capite? Credo che la vicenda.
Dalla Presidente, io mi sto limitando a intervenire, non sto ascoltando, però lei deve fare l'arbitro. Lei da Presidente della Commissione deve fare l'arbitro, perché sennò altrimenti abbandono la seduta, mi metto a fare un'ora e mezza di opposizione su tutte le cose che non funzionano in questa città e faccio saltare la seduta. Andrea, con calma però, nessuno ha alzato i toni, perché se ne siete sempre così aggressivi? Con calma, con calma. Risulta che in tutte le ultime sedute dedicate ai rifiuti io sia intervenuto mai? Mai, nelle ultime 5 le ho contate, sono stato sempre in silenzio ad ascoltare. Va bene, era una sua scelta, io mi scuso per aver interrotto, però non c'è bisogno di alzare la voce, minacciare, dico, ognuno è libero di fare quello che vuole, però con calma, siamo qua, con garbo. Assessore, quando finisci, poi passiamo la parola al dottore Basile. Io credo che forse il mio difetto peggiore, lo dico convintamente, è quello di conoscere molto del settore dei rifiuti in Sicilia e a Palermo, quindi potrei parlare anche ore, ma non credo che sia proficuo parlare. Se volete sono disponibile a fare approfondimenti. Io credo che nel settore dei rifiuti in Sicilia e a Palermo bisogna, prima di parlare bisogna conoscere bene tutte le, il passato, il presente e anche il futuro, e che sul futuro pure abbiamo molte cose da dire. Sul futuro noi sicuramente non siamo ad aspettare, a guardare. Noi il futuro che vogliamo dare ai cittadini palermitani, che è un futuro che non prevede aumento di tari, perché come voi sapete, con anche gli investimenti il settore dello smaltimento dei rifiuti dei comuni, delle città metropolitane si fanno a carico della Tari. Noi con devo dire anche al mio impegno su questo, ho fatto meno dire una volta tanto, la città di Palermo sta attingendo a risorse finanziarie notevoli che andranno a favore dei cittadini della RAP, che consentiranno sicuramente un miglioramento del servizio, perché è chiaro che un'azienda che ha una Tari che non è in condizioni di poter garantire investimenti rende servizi che sono pari a quelli che sono i costi aziendali. Quindi io credo che fra 50 milioni di raccolta differenziata porta a porta noi dobbiamo togliere tutti i cassonetti, tutti i cassonetti, perché nei cassonetti la gente scarica di tutto e di più: sfabbricidi, bombole, bombe a mano, chi più ne ha più ne mette. Quando dico bombe a mano non è una metafora, vero, bomba a mano hanno trovato. A Bellolampo hanno trovato in un compattatore una bomba a mano. Cioè io dico a Palermo, i cassonetti, poi avremo la città piena di rifiuti, ma è un fatto educativo. Educativo è pagare la Tari, educativo è smaltire i rifiuti in maniera corretta, educativo è anche il commerciante che si pulisce il marciapiede davanti al suo negozio. E non aspettare che faccia tutto il comune non pagando neanche la Tari. Anzi, quelli che pretendono probabilmente di avere i servizi resi in maniera adeguata probabilmente sono quelli che non pagano la Tari. Quindi è un percorso culturale, educativo, formativo che certamente non si fa in un giorno, ma che noi sicuramente anticiperemo con quello che è nelle nostre risorse, con finanziamenti che abbiamo anche su Bellolampo, per rendere Bellolampo autonoma dalla regione per sé e per la città metropolitana, con l'impianto di biometano che è stato già appaltato e che adesso si presenterà alla regione per ottenere le autorizzazioni, l'AIA, il PAUR, per poter essere messo in azione, impianto che comporterà il trattamento di tutto l'organico, non solo della città di Palermo, ma della città metropolitana, perché poi la piattaforma di Bellolampo è una piattaforma che servirà l'impiantistica degli altri, anche gli altri comuni che fanno parte della stessa SRR. Su questo, sul piano industriale che il neo amministratore sta guardando e che vorrei guardare anch'io, perché è una elaborazione del vecchio presidente che deve essere ovviamente vista dal nuovo, ma anche dal socio, perché ancora non l'abbiamo vista. Sicuramente il nuovo impianto prevede a Bellolampo un impianto di trattamento degli ingombranti, un impianto di trattamento del percolato, un impianto del trattamento della frazione secca, il revamping del TMB, tutte opere finanziate a valere dei fondi del Recovery Fund. Insieme a queste abbiamo altri fondi che abbiamo inserito per il PON Metro, il nuovo PON Metro, per la realizzazione impiantistica, tutto a valere dei fondi comunali senza gravare sulle tasche dei cittadini. Beneficio che lo vedrà il prossimo governo
comunale, un beneficio che vedrà il prossimo governo comunale, che certamente non si tradurrà nei prossimi 12 mesi o 11 mesi che restano a questo governo, ma certamente stiamo mettendo le basi per fare in modo che a Palermo ci sia una rivoluzione quantomeno nelle modalità di raccolta, di trasferimento e di trattamento dei rifiuti. È ovvio che la RAP, non mi nascondo, la RAP ha dei limiti. Io lo dico come persona che viene tacciata da tutti come amico della RAP, nel senso che mi dicono che io ho un po' il cuore al lato della RAP. Io non ho il cuore al lato della RAP. Io so che alla RAP ci sono tante persone che lavorano in maniera anche, devo dire, in condizioni estreme, a queste persone bisogna riconoscere che il lavoro che fanno è un lavoro difficile. Una cosa è stare, permettetemi, in un ufficio, un'altra cosa è stare su un camion, su un compattatore di notte, andare a raccogliere rifiuti smaltiti nella maniera in cui a Palermo vengono smaltiti i rifiuti. Noi dobbiamo difendere i cittadini, perché non dobbiamo ai cittadini aumentare le tasse, ma io credo che ai cittadini dobbiamo anche dare, tirare le orecchie quando questi cittadini, soprattutto nelle zone in cui magari io frequento, che è la zona di Via Libertà, vedo gente con giacca e cravatta, col sacchetto dell'immondizia, che va a depositarlo sotto dentro un cestino dei rifiuti, dove dovrebbe andare un sacchetto, un pacchetto di sigarette. Io credo quindi che ora tornando alla PEFTARI, io credo che il PEFTARI è una circostanza di cui la presa d'atto, non voglio intervenire sulle scelte del Consiglio Comunale, però è chiaro che se non dovessimo dare seguito alla richiesta di RAP, RAP avrà seri problemi di tenuta finanziaria, quindi anche questo dobbiamo pure tenercelo in debita considerazione. Ma a questo si aggiunga pure le direttive ripetute dal sindaco anche da me nei confronti degli uffici, per attivare quel contenzioso con la regione per cercare di ottenere il rimborso degli extracosti del 2019 e del 2020, per i quali mi risulta che l'avvocatura, se non l'ha già fatto, l'ha quasi pronta, e questo sicuramente quando avremo riconosciute le nostre ragioni si tradurrà in un rimborso per i cittadini, soprattutto per le attività domestiche, perché per l'attività, come ho detto, quelle commerciali, c'è il ristoro dovuto, che ora il dottore Basile sarà più preciso, ma che ammonta quasi a più del 90% della TARI 2021, sulla base dei riconoscimenti che verranno dati ai comuni, a tutti i comuni, e quindi anche al Comune di Palermo, col fondo perequativo e con i fondi di quell'articolo 6 della legge 73 del 2021. Io mi fermo qui. Sì, grazie. Presidente, io le chiederei, prima di che il ragioniere Basile intervenisse, di intervenire, perché l'assessore ha fatto un ragionamento politico e io devo, diciamo, ho interesse a intervenire su questo ragionamento, che, diciamo, ritengo il punto centrale della discussione. Poi il ragioniere generale ci darà le rappresentazioni tecniche contabili del PEF, però sì, io vorrei intervenire su questo, sia anche il consigliere Mineo decida lui se preferisce ascoltare. Poi, insomma, va bene, prego, consigliere Forello. No, presidente, io non me ne voglia l'assessore Marino, io penso che se fosse vero tutto quello che lui ha rappresentato in questo intervento, e in parte è vero, io penso che un assessore di buone capacità dovrebbe quindi contemporaneamente rassegnare le dimissioni. Un assessore, cioè, che si occupa sostanzialmente della materia dei rifiuti da quasi 10 anni, sono 9-10 anni, e che quindi, se ha determinato dopo 10 anni uno stato della città di Palermo e dei cittadini palermitani, che è quello che lui ha rappresentato, e in parte è vero quello che lui ha rappresentato, io penso che se esistesse il principio di responsabilità politica, io penso sarebbe buon consuetudine, buon atto, il fare un passo indietro, dire: guardate, io ci ho provato, ma in questi anni si continua a scaricare i rifiuti a Palermo in maniera nella maniera che lui ha rappresentato, non si è riuscito a fare un salto di qualità dal punto di vista culturale, dal punto di vista logistico e gestionale del servizio. Quindi, visto che io in un modo o in un altro da 10 anni mi occupo di questa attività con funzioni direttive, gestionali e politiche, non posso fare altro che fare un passo indietro. Io l'avrei pensata, la logica conseguenza del ragionamento dell'assessore sarebbe questa, ma dico di più:
Perché l'assessore ha detto due cose. Ora io premetto che, diciamo, sulla possibilità che un servizio venga gestito, un servizio pubblico di interesse pubblico venga gestito da una società pubblica, a me non mi si può dire nulla, nel senso che io sono sempre stato uno dei principali fautori e difensori di questa teoria. Però se mi si dice, e questo è un altro punto di ragionamento fallace, grave che pone in essere l'assessore, se io preferisco, se per la città si preferisse o si dovesse decidere tra un servizio privato migliore e un servizio pubblico peggiore, no, è grave dire che io preferirei il servizio pubblico, il servizio fatto da una partecipata peggiore. No, io no, ma non io no, i principi amministrativi, contabili, del buon andamento della pubblica amministrazione indicati anche nella Costituzione chiederebbero questo. O fingerebbero a questo. Io non avrei mai voluto sentire dall'assessore un'affermazione del genere. Se ci fosse un privato che fosse capace di gestire molto meglio della RAP il servizio, siccome il principio principale, ed è questo quello che purtroppo l'amministrazione attiva non l'ha mai voluto considerare veramente, io l'ho sentito più volte, qui il problema è che si tutela sempre più il sistema delle partecipate come sistema appunto di dipendenze delle pubbliche, quindi anche come bacino elettorale, diciamo quello che è, e non si considera invece che il principale obiettivo delle partecipate è comunque, diciamo quindi, del comune, erogare servizi ai cittadini di qualità. E allora, se non si è capace di erogare servizi ai cittadini di qualità e c'è un privato che me lo fa meglio, l'assessore dice, vabbè, ma c'è il pericolo delle infiltrazioni mafiose. Anche questo è un ragionamento che io non voglio sentire in una città come questa. E allora non dovremmo fare neanche gli appalti per il tram, perché c'è un pericolo di infiltrazione mafiosa e di corruzione. Ma anche il rap. Non si dovrebbe fare, lasciamo perdere la rap cosa ha commesso e quelli che sono, diciamo, i reati di alcuni funzionari che sono stati, diciamo, considerati. Ma vogliamo parlare, assessore, dell'AMAP? Vogliamo parlare dell'AMAP e dei problemi che la DDA sta in questo momento affrontando con l'AMAP e la richiesta addirittura di commissariamento della partecipata? Vogliamo parlare del fatto che sono state scaricate in mare acque reflue sia a Palermo che a Balestrate? Vogliamo parlare di questo? E tutto questo l'ha fatto una partecipata gestita dal comune di Palermo. E questi discorsi oggi qui io li ritengo inaccettabili, offensivi. Se lei avesse un po' di dignità, mi dispiace dirglielo, se lei avesse un po' di dignità di rispetto a quella che è la situazione attuale, lei dovrebbe dire, io faccio un passo indietro perché ci ho provato ma non sono stato capace. Invece lei oggi qui ci viene a fare un raccontino come se fosse assessore da un giorno. Ma si vergogni, obiettivamente si vergogni, io sono stanco di sentire sempre le stesse cose, sono stanco di sentire sempre dire le stesse cose, di dire bugie su bugie. Lei era venuto in consiglio comunale, aveva detto che la Tari non sarebbe aumentata, falso, bugia, la Tari sta aumentando. In più io gli ho chiesto, per favore, lo vogliamo sapere quanto aumenta anche nel 2021, e lei oggi ci è venuta a dire un'altra cosa che sapevamo da tempo, cioè che per metà anno gli extra costi non ci sarebbero stati, e per l'altro metà anno, e quando lo dovremmo sapere quanto costeranno per l'altro metà anno? Ma perché un'azienda pubblica, ragioniere generale, un comune si può gestire in questo modo? Che già si sa adesso che dal 31 giugno non dovremmo spostare i rifiuti non si sa dove, ma non abbiamo una valutazione dei costi. Ma lei a ragione generale può sperorare una situazione del genere e dire va bene così, sappiamo che viviamo alla giornata, fino a giugno gli extra costi non ci sono, da giugno a dicembre ci saranno extra costi, ma non lo sappiamo quanti sono e non li valutiamo, perché poi tanto i cittadini la boffa gliela diamo all'ultimo momento. Oppure, come avete fatto in un altro modo, creando un debito fuori bilancio e un danno erariale. Ma si può continuare a gestire in questa maniera quella che è la cosa pubblica? Io rimango davvero esterrefatto, Presidente. Io rimango esterrefatto e non mi posso venire a non posso sentire un discorso come quello dell'assessore che ho registrato e lo riascolterò, che sembra un discorso di inizio mandato di un nuovo assessore. Avrei potuto farlo io se fossi stato neo assessore dopo 10 anni di continuità amministrativa di Orlando, che non ha cambiato nulla e che forse ha peggiorato anzi la gestione degli rifiuti. Avrei potuto farlo io, ma non chi da 10 anni gestisce questo servizio.
perché se culturalmente la città è andata indietro invece che è andata avanti, avete perso, avete fallito la vostra missione, non solo dal punto di vista contabile, non solo dal punto di vista economico, non solo dal punto di vista finanziario, ma anche dal punto di vista politico. E se non si comprende questo, è assurdo. In un'ultima considerazione. C'è un punto fondamentale che tutti fanno finta di non considerare. Non è questo atto di cui noi stiamo discutendo una mera presa d'atto. Voi vi fermate, perché non volete ovviamente probabilmente valutare bene le cose, alla prima parte del titolo dell'oggetto della delibera. Il ragioniere generale sarà bravo, capace come lo è certamente più di me, nel rappresentare che questo atto è da una parte una presa d'atto, da un'altra parte, mi sentite? Da un'altra parte, dicevo, è la rideterminazione delle tariffe TARI per il triennio 2021-2022, cioè con riferimento alla TARI del 2020. È questo quello che fa sostanzialmente il Consiglio Comunale, su cui penso si sia creata una diatriba, perché noi stiamo discutendo di un atto che non è ancora iscritto all'ordine del giorno. Perché se dovesse essere, se era una mera presa d'atto, il Consiglio Comunale probabilmente sul PEF non deve fare nessuna presa d'atto, perché è una, diciamo, condotta atipica o comunque non normativizzata, tanto è vero che se voi vi ricordate ci fu tutta la diatriba, la ragione generale, lei se lo ricorderà bene, sul fatto che io feci allora insieme ad altri consigli comunali una pregiudiziale sul famoso PEF, sulla famosa approvazione delle tariffe TARI del 2019, perché chiedevamo il parere del collegio dei revisori, e mi si disse: siccome il consiglio comunale non valuta il PEF TARI, ma bensì determina solo le tariffe del PEF TARI, a cui viene allegato il PEF, ma non deve essere né accettato, né preso d'atto, né approvato, non c'è bisogno del collegio dei revisori. Quindi questo primo parte della presa d'atto può indurre in confusione. In realtà noi decidiamo, non tanto prendiamo d'atto del PEF, noi decidiamo di aumentare di 9 milioni l'anno per il triennio 2021-22-23 la TARI per i cittadini. Ora io ribadisco, assessore, quello che già ho rappresentato, a mio parere, ma io sono convinto che il Consiglio Comunale questa sarà la decisione che prenderà, nessuno approverà mai questo piano presa d'atto e rideterminazione al buio, se prima voi non ci portate quello che è l'ammontare e quindi la quantificazione e la determinazione e quindi anche la corretta redazione del PEF TARI del 2021, perché altrimenti noi facciamo un salto nel buio e rischiamo di mettere i cittadini in assoluta difficoltà, perché se no rischiamo un aumento della TARI stavolta cospicuo. Lei dice ci sono altre città d'Italia che pagano di più, e le dico è vero, ma non possiamo non considerare che uno paga per avere un servizio, e a Palermo già Trapani il servizio dei rifiuti è certamente di livello differente e superiore rispetto a quanto lo è quello di Palermo. È una città più piccola, ha meno problemi e tutto quello che lei vuole, però certamente stiamo parlando di un'entità, di una qualità di servizio, che se uno aumenta la qualità del servizio e chiede un aumento della TARI è una cosa, se uno chiede un aumento della TARI per salvare la partecipata, perché purtroppo non si riesce ad andare avanti in una situazione del genere, un'altra. Infine, e ho concluso, scusatemi se sono stato lungo, la questione della causa alla regione è una buffonata. Io anche qua, cioè, lo dite dal 2019, sono passati 2 anni, 1 anno e mezzo da quando avevate scritto in atti pubblici direttive sindacali, l'avete fatto inserire in una delibera del Consiglio Comunale che era pronta l'azione nei confronti della RAP e della Regione Siciliana. Ora, io capisco che può essere complessa l'azione, ma glielo dico come avvocato, cioè, dato un mandato in 15 giorni, 20 giorni, ricorso, l'atto, la richiesta di risarcimento del danno, qualsiasi sia il provvedimento che si decide, si fa. Evidentemente qui, anche qui, qualcosa è successo, quindi è diventata una favola.
E poi non scordiamoci che se facciamo la causa non è che l'abbiamo vinta, facciamo la causa, ma io nutro molti dubbi sul fatto che la causa possa avere un esito favorevole, perché c'è una normativa che comunque prevede la copertura integrale dei costi dei costi del servizio dei rifiuti attraverso appunto le tariffe TAI. Presidente, io se posso sarò brevissimo. Sì, prego. Innanzitutto mi scuso se poc'anzi mi ero un attimino accalorato, ma non era nei suoi confronti, non era nei confronti di nessuno, semplicemente perché stiamo vivendo per l'ennesima volta un film già visto, rivisto e raccontato nelle precedenti puntate e sedute di questa commissione bilancio. Oggi rispetto alla volta scorsa ascoltiamo un qualcosa che io sento dire già dal 2018, perché ho partecipato ai tavoli non solo di ANCI ma anche in quelli che si sono riuniti all'assessorato all'economia sulla finanza locale, dove si lamenta un quadro ovviamente deficitario rispetto alle normative che riguardano gli enti locali, soprattutto del meridione, ma comunque a oggi non ci sono soluzioni, o meglio si prospettano tutta una serie di racconti circa le interlocuzioni buone o meno buone che ci sono state con i governi che si sono succeduti a livello nazionale e con quello che c'è in carica a livello regionale, ma nei fatti la situazione per chi come me dal 2012 è in consiglio comunale e si è addossato la grande responsabilità di dare vita alla RAP, perché noi eravamo in aula presenti, abbiamo votato, il sottoscritto ha votato perché venivamo tacciati, anche se io non ero in consiglio comunale, di aver cagionato, insomma, c'era un momento difficile, nel quale il sindaco da autorità sanitaria della città si è dovuto addossare la responsabilità di gestire per un periodo in prima persona, ricordo benissimo il servizio, ricorderà meglio di me l'attuale assessore, prima presidente della RAP, quante volte ci siamo confrontati sulle prospettive. Oggi, alla fine di un decennio, non voglio alzare la voce, non voglio essere ingeneroso, ma sarei sicuramente non onesto con me stesso e con chi ci ha, o con chi rappresentiamo, i cittadini palermitani, se non dicessi che il servizio è pessimo. Il servizio è pessimo soprattutto nelle periferie, perché Palermo è una città che ha 24 quartieri. Vero che ci sono delle enormità, perché i cittadini ancora non riescono a comprendere che quanto meglio si comportano e quanto il servizio può essere migliorato, ma dalla parte dell'ente pubblico non c'è grande attenzione nei confronti del servizio, non c'è grande attenzione, perché si vede e si sono procrastinate nel tempo le possibili soluzioni, perché noi un anno fa, come ha detto bene il collega Forello, eravamo qui a discutere del PEFTARI, del debito fuori bilancio, degli extra costi. Oggi è passato un anno, la coperta è ancora più corta e purtroppo io ascolto in questa seduta progetti che comunque sono a lungo termine e sono basati sul forse interverrà qualcuno. Oggi io voglio comprendere, senza voler essere polemico e senza voler con ciò tacciare nessuno di responsabilità, ma dico al governo c'è qualcuno che, e non sono di certo io, quali sono le soluzioni che stiamo mettendo in campo? Perché a oggi non ne ascoltate proprio per nulla, e i cittadini, così come molti di noi, sono esasperati. Grazie. Se non ci sono interventi... Poi velocissimamente ripeto che secondo me la soluzione della tariffa in bolletta non è la soluzione. Dico però andiamo avanti. Presidente, io vorrei intervenire se possibile. Prima di passare la parola all'amministratore... Prego, vorrei... prego. Io ho ascoltato l'intervento molto acceso da parte del consigliere Forella, al quale vorrei puntualizzare, forse mi conosce poco, quantomeno segue la mia attività almeno da 4 anni, perché prima non c'era. Io sono stato presidente di RAP, ma lui non c'era, e non ho niente di cui vergognarmi, né come presidente di RAP, né ora come assessore.
Non ho nulla di cui vergognarmi, per cui nessuna dimissioni devo rappresentare e formare, perché creda, mi creda, consigliere Forello, che la delega che ho è una delega difficile, molto difficile, che io sto portando avanti con tutto il mio impegno, certo di fare il bene dei cittadini. E il giorno in cui dovessi avere vergogna del lavoro che faccio, mi creda, non ho bisogno del suo invito, lo farò io in autonomia. Vabbè, sentiamo il ragioniere generale dopo queste fesserie. Però... No, mi scusi, io fesserie non ne dico. Io fesserie... No, no, lei dice fesserie, continua a dire fesserie, a prendere in giro. Io mi sono stancato di sentire fesserie. No, mi dispiace, Barbara. No, perché altrimenti devo chiudere la seduta e non faccio intervenire il ragioniere. Io prego di usare i toni, non offensivi. Quando lei faceva il presidente della RAP, io ero un cittadino e sapevo e valutavo quello che lei faceva. Purtroppo lei non ha la capacità di comprendere quanto. No, consigliere Forello, capacità di comprendere. Presidente, io sono costretto. Mi dispiace, non darò la parola al ragioniere generale. Perché non si offendono le persone. Tra l'altro, Presidente, noi stiamo parlando di un atto che non è all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Mi sembra una cosa alquanto atipica questa. Continuiamo a fare così. Mi piacciono questi toni, mi dispiace. Troppe volte ho tollerato e ora non tollero più. La seduta è chiusa, ringrazio gli ospiti per aver partecipato. Potrei chiedere di interrompere la registrazione.